Non so se vi è mai capitato, buongiorno a tutti, stamattina per la rubrica ricette al volo faccio pasta e lenticchie. Guardate queste lenticchie, le ho messe a bagno per un po', vedete queste qui a galla? Praticamente ho fatto una ricerca perché non lo sapevo e si dice che quelle a galla vanno scartate perché potrebbero esserci degli insetti o comunque non ho approfondito bene la cosa, ma vanno scartate, per cui se lo fate, cioè se le mettete in ammollo, io ve lo consiglio sempre almeno una ventina di minuti. Se vi capita di trovare delle lenticchie a galla, scartatele. Lo stesso problema lo avevamo con le castagne. Se vi ricordate qualche mio vecchio video, vi dicevo sempre che quando le castagne vengono a galla sono marce oppure c'è il verme dentro, eccetera, eccetera, e quindi vanno buttate via. Per le lenticchie, onestamente, non ci avevo mai fatto caso. Se voi ne sapete più di me, commentate qui sotto. E allora, ho l'extravergine d'oliva, utilizzo un wok, taglio a pezzetti una carota, se avete più tempo e pazienza di me, tagliatela più piccola, sarebbe meglio. Poi metto un po' di sedano e per farla venire più cremosa aggiungo una patata. Perfetto, manca soltanto uno spicchietto piccolo piccolo d'aglio e faccio rosolare per un paio di minuti. Benissimo, a questo punto aggiungo le lenticchie che ho scolato e risciacquato sotto acqua fredda, poi metto un paio di foglie d'alloro, qualche fogliolina di salvia, aggiungo l'acqua. Per la quantità d'acqua torniamo al fatto di ieri, tenetevi, non mettetene tanta e tenetevi a fianco un pentolino con dell'acqua calda. Noi qui dentro ci cuoceremo la pasta dopo. Ora mettiamo un po' di sale, poi mettiamo una punta di concentrato di pomodoro triplo e facciamo cuocere per 35 minuti almeno. Passati 35 minuti, tolgo le foglie di salvia e di alloro, schiaccio un po' le patate e le carote, poi metto la pasta e faccio cuocere aggiungendo, se necessario, un po' d'acqua bollente. Eccoci qui, la pasta è pronta, quindi posso spegnere la fiamma. Metto un goccio d'olio siciliano, ultima mescolata. Visto che si è asciugata già abbastanza, non la faccio riposare, ma vado a servire subito. Guardate qua, cremosissima. Ma ditemi una cosa, voi ce lo mettete il formaggio sopra? Parmigiano, pecorino che sia, fatemelo sapere tramite i commenti. Fate questa ricetta, mettete le foto e commentate. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.